La Valtellina ospita i campioni dell'orienteering italiano, quasi 600 gli iscritti alle competizioni di Tirano per la Coppa Italia e il giorno successivo a Trivigno, località di montagna situata a 1700 metri a pochi chilometri da Aprica per i campionati italiani long distance. Tutto pronto dunque per questi due giorni con cartina e bussola, tutto pronto per queste due competizioni totalmente differenti. Sabato in città per una prova della durata di circa 15-20 minuti, mentre il giorno successivo gli atleti saranno impegnati su un tracciato in bosco della durata di circa 90 minuti. Bentrovati a questa nuova puntata su Rai Sport del magazine dedicato all'orientamento. Bentrovati dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e come sempre da Pietro Ilarietti. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo qui in Valtellina, terra di uva, di mele, di pizzoccheri, come vedete, di vino ovviamente, e speriamo di assistere ad un grande spettacolo. Iniziamo con la gara sprint nel centro cittadino e poi appunto ci spostiamo nella località di Trivigno, nei pressi qua, vicino ad Aprica. Allora, gara sprint dunque a Tirano, poi a Trivigno, come ricordavamo, i campionati italiani long distance. Qui intanto ci si affaccia a vedere quello che è il panorama della Valtellina, che ospita questo weekend, questi due giorni dello sport con cartina e bussola. E come sempre andiamo a sentire la voce dei protagonisti: Franco Spada, sindaco di Tirano, Maria Chiara Crippa, tracciatrice, Italo Cappelli, volontario. Il saluto del territorio a cura del sindaco di Tirano, Franco Spada. Ammetto che non conoscevo questa pratica sportiva che sembra fatta apposta per il nostro territorio, per cui mi ha stupito molto la presenza così di centinaia e centinaia di atleti, e da un lato da parte mia voglio ringraziare la polisportiva besanese per aver scelto proprio il nostro territorio e per tutta l'organizzazione che ha comportato mesi di lavoro. Tirano è pronta per questo evento? Siamo prontissimi, ci siamo organizzati bene, la gara sta procedendo molto bene e per adesso anche il tempo è dalla nostra, come organizzazione, come Tirano è pronta. Gara sprint a Tirano, Maria Chiara Crippa ci svela il percorso. Allora, la città di Tirano, al terra delle zone commerciali con strade ampie, ha zone di centro storico con vicoli più stretti e intricati. La prova di oggi quindi prevede un tracciato con delle caratteristiche in cui ci sono zone da tratte molto brevi, in cui sarà molto importante la velocità di esecuzione e il colpo d'occhio, alternato a tratte un pochettino più lunghe, dove bisognerà compiere un po' la scelta di percorso migliore. Allora, questo è lo scherzetto che ha preparato Maria Chiara Crippa, tracciatrice di questa prova di Coppa Italia Sprint a Tirano per i concorrenti. Niente male, no Pietro? Sì, niente male, siamo in un centro storico molto bello, qua la partenza in una zona in realtà molto aperta, è la piazza dove si tiene il mercato di Tirano. Siamo qui ai confini, no, del, quasi con la Svizzera, a 2 chilometri c'è il valico che ci porta nella Val di Poschiavo, quindi quindi molti partecipanti anche della vicina Svizzera, mentre qui parte un ucraino che abbiamo già conosciuto ai mondiali master, Alexander Ciobane, qui mentre parte Anna Pradel, una specialista. Martina Rizzi, Luca Faini, altre partenze dunque. Grande lavoro portato avanti per questi due giorni dagli organizzatori della polisportiva besanese guidata da Ivano Benini, che ha dato vita a questo progetto 12 mesi fa, possiamo dire. In particolare la prova in città ha richiesto davvero una serie di attenzioni uniche, soprattutto per gli attraversamenti di passaggi in aree private che chiaramente dovevano essere rese accessibili, no? Perché alle volte ci si scorda che non è così facile tracciare una gara di orienteering, certo, in un centro abitato, no? È così, bisogna verificare che non ci siano cancelli chiuse o aree poi che vengono magari inavvertitamente chiuse, quindi si fa sempre un controllo prima della gara per far sì che tutte le zone siano libere e accessibili, appunto gli atleti possano entrare magari in qualche cortile dove è posizionato uno dei punti di controllo, perché ricordiamo che bisogna portare a termine questo percorso passando per tutti i punti di controllo. Altro diciamo così ostacolo oggi il passaggio nell'area del centro commerciale, un centro commerciale su più piani, quindi bisogna capire subito su quale piano ci si deve portare, ma loro sono
molto bravi, molto preparati, e quindi sicuramente sapranno affrontare al meglio questa gara. Abbiamo visto partire proprio poco fa col numero 101 uno dei favoriti per questa prova, Riccardo Scalet PVT, e venendo ai protagonisti delle gare, i favoriti al maschile sono sicuramente Scalet, come dicevamo, ma anche Indersto, Lucas Patscheider, c'è anche Mattia De Bertolis, Giacomo Zagonel. Tra i giovani, occhi puntati soprattutto su Francesco Mariani, Polisportiva Masi, e tra le protagoniste al femminile c'è lei, Christine Kirchlechner, Sport Club Merano, altoatesina che ormai, Pietro, è un po' fuori, no, dal giro, ma comunque sì, a queste gare partecipa ancora. Poi c'è Nicole Scaletta, Anna Pradel, Francesca Taufer, Anna Caglio, Polisportiva Besanese che organizza, Noemi Inderst, la Scalzarotto che abbiamo visto proprio partire prima insieme a Inderst, Caterina Dallera. Insomma, i nomi sono tanti, no? Sono tanti, sono soprattutto del Trentino, del Veneto, poi abbiamo ovviamente qualche emiliano, abbiamo gli umbri, però ecco, alcune regioni spiccano su altre. Qui siamo nella zona, qui c'è un attraversamento stradale, c'è un sottopassaggio da prendere, poi ci si sposta qua, stiamo nella zona di Tirano Vecchia, nel passaggio, diciamo così, della piazza del comune, poi ci si sposta per gli elite nell'area di Porta Milanese, zone che i tiranesi conoscono bene, e ecco qua una tiranese doc. L'ospite della puntata di oggi è Valentina Corvi. Ciao Valentina, benvenuta. Ciao a tutti, benvenuti. Sono una ragazza di Tirano, frequento il liceo scientifico e sono nel Trinks Factory Team, e quest'anno ho avuto una stagione ricca di risultati. Senti, mountain bike, hai parlato appunto di risultati, quali i più importanti? Medaglie internazionali? Sì, sono riuscita a vincere il campionato italiano sia di mountain bike che quello XCC, e poi ho colto un quarto posto ai campionati europei in Portogallo e un sesto posto ai campionati mondiali in Francia. Il segreto dei tuoi risultati qual è? È anche legato a questo territorio? Sì, qui ci sono un sacco di piste ciclabili, sentieri su cui allenarsi in sicurezza, e quindi riesco sempre a trovare il giusto feeling anche con il territorio e con l'ambiente per riuscire a dare il massimo anche in allenamento. Torniamo allora sulla gara. Roberto Dalla Valle, Gronlight Orienteering Team. Prima abbiamo sentito, ma lo avete visto anche dalla grafica, Valentina Corvi, atleta della Nazionale Azzurra di Mountain Bike Cross Country. Un bel prospetto sicuramente, se vogliamo parlare di ciclismo, Pietro. Sì, una ragazza assolutamente promettente, l'abbiamo vista grande protagonista sia in Portogallo, i campionati europei, che in altre gare internazionali. È sicuramente una delle atlete più in vista di Tirano sicuramente, e per questo l'abbiamo omaggiata con questo tributo. Qua siamo nella parte di San Martino, una zona molto bella e ricca anche di monumenti. Qui vicino c'è Palazzo Salis e tutto il centro di Tirano, comunque molto bello. Attenzione, gli abitanti sono stati un po' sorpresi, no, da questi orientisti che corrono come così, sono incontrollabili, e ovviamente c'è la sorpresa di qualcuno, però poi gli orientisti sono abituati. E qua un passaggio di De Bertolis che dribbla le sedie del ristorante. Anna Rita Scalzotto, Park World Tour Italia. Sì, dicevi Tirano, città di 10.000 abitanti che si sviluppa lungo il fiume Adda ed è situata, come ricordavi, proprio al confine con la Svizzera, col canton Grigioni, ha alcuni scorci molto belli e ricchi di storia d'arte, come ricordavi tu, Pietro. Qui intanto Francesco Ognibene e poi Samuele Tait, Gronlight Orienteering Team. Avevi visto come si sono incrociati, sì. E anche qui un passaggio, perché ovviamente ognuno poi sceglie la strada che ritiene la migliore per sé, quindi non è un percorso obbligatorio, no? Jessica Lucchetta intanto, Orienteering Jessica Carzo. Lucchessa che qua passa, si è portata anche lei in un'altra, ha effettuato l'attraversamento della strada e si è portata nella parte al di sotto della strada statale, una zona frequentata solo in questo caso dagli atleti elite. Qui invece Samuele Curzio che è un pochino più irruento nella sua azione, ecco qui che, eccolo, fa cascare una sedia. Parlavamo di Tirano e delle sue bellezze, sicuramente balzano all'occhio i terrazzamenti. Ecco Riccardo Scaletto invece qui, anche la nostra
cameraman, che in questo caso è Irene Pozzebon, fatica a seguirlo perché è veramente il più in forma di oggi, è velocissimo, è il favorito, supera Jessica Lucchetta, va a punzonare e poi ci portiamo già nell'area del campo sportivo e sullo sfondo, come ti dicevo, i terrazzamenti di questa agricoltura, diciamo così, viticoltura eroica, perché tutto viene, non può essere, diciamo così, l'agricoltura non sfrutta tanto il supporto meccanico, ma è tutta fatta a mano, quindi grande fatica, grande risultato. Anna Pradella, allora, Unione Sportiva Primiero, come dicevamo, ci siamo spostati al campo sportivo dove è posto il traguardo di questa prima delle due prove del weekend in Valtellina. Ricordiamo anche due prove, quelle in Valtellina, che hanno visto un importante coinvolgimento del territorio con le associazioni del posto, che hanno ovviamente lavorato nell'attività di supporto organizzativo e anche nell'attività di promozione. Marco Gianella arriva con tanta grinta, Chiara Brugnara è ancora piccola, ma si farà orienteering a Pinè, giustamente, e chiaramente possono partecipare anche i più piccoli e le più piccole. E va bene così, Pietro? Certo, va bene così, ma anche ci sono state varie adesioni, mentre arriva Cristina Kirkletter, molti ragazzini del territorio hanno partecipato, quindi è un'attività che chiamiamo promozionale ai fini così della diffusione dell'orienteering. Qui Samuele Tide, che ogni tanto nelle sprint ci sa sorprendere, parlavi di territorio, ha risposto molto bene con anche tante, come dicevi tu, le associazioni di volontariato, la protezione civile, che hanno supportato al meglio la polisportiva besanese. Arriva Ilian Angeli, sempre scontento Ilian Angeli. Sempre scontento perché vorrebbe sempre vincere, d'altra parte chi ha fame di vittorie cerca sempre di migliorarsi, va bene così. Anna Rita Scalzotto, PVT, arriva anche lei al molto traguardo bene. E poi Mattia De Bertolis, anche lui ha fatto una buona gara, ma dobbiamo aspettare l'arrivo poi di Riccardo Scalette, che abbiamo visto molto scatenato, ovviamente dovrebbe arrivare fra poco. Intanto Francesco Mariani, polisportiva Masi, il giovane di cui dicevamo anche poc'anzi nella nostra sintesi dedicata a questi due giorni di orienteering in Valtellina. Eccolo qui Riccardo Scalette, che va a tagliare il traguardo ed è assolutamente primo, vedete anche dalla classifica. Ilian Angeli è secondo, per questo che era scontento. Francesco Mariani, lo dicevamo, da tenere d'occhio. E poi Anna Rita Scalzotto, che sicuramente, infatti, PVT va a vincere davanti a Caterina Dallera e poi Jessica Lucchetta. Orienteering Tarzo, questa la classifica per quanto riguarda questa sprint, e qui siamo già in fase di premiazione, Pietro. Sì, sono stati 650 gli atleti in gara qui a Tirano, un'ottima partecipazione e direi che la polisportiva besanese ha centrato l'obiettivo, bravi nell'attività organizzativa. Questa prima giornata sicuramente promossi, e ora ci spostiamo nel bosco. Prima però la voce dei protagonisti. Anna Rita Scalzotto, oggi prima, la migliore di tutte le elite. Sì, sono contenta, la mia forma fisica è al top, credo, e ho fatto un mese in Finlandia e ora si vedono i risultati degli allenamenti, sono contenta. Ho fatto molti allenamenti in bosco, che è la mia parte debole. La città resta sempre la mia disciplina preferita. Per me è una gara abbastanza regolare, devo dire che ormai da 2 mesi e mezzo ho abbandonato la preparazione sprint, quindi ovviamente mancavano un po' di routine, mancava il feeling. Tirano, location nuova, come ti è sembrata? Sicuramente Tirano è un bellissimo terreno che, come ci ha dimostrato oggi, ha molte insidie, molte difficoltà e è perfetto per il nostro sport. Adesso guardiamo la gara di domani, ma già da oggi possiamo ringraziare l'organizzazione per questo bel weekend. Questo era ovviamente Riccardo Scalette, che ha vinto la prova sprint al maschile davanti a Ilian Angeli, Francesco Mariani, Mattia De Bertolis e Sebastian Inderst. Al femminile vittoria per Anna Rita Scalzotto davanti a Caterina Dallera, Jessica Lucchetta, Anna Caglio, Gwenda Zaffanella e Maddalena De Biasi. E siamo ora al secondo giorno di gara in quella della Valtellina con la prova a Trivigno, ma prima sentiamo ancora i protagonisti. Oggi si cambia scenario, siamo a Trivigno, gara long, ce la spiega Luigi Giuliani, tracciatore. Sì, gara long, campionato italiano, gara molto selettiva, un percorso vario,
Bisogna essere bravi a padroneggiare tutte le tecniche ed avere strategia per gestire le forze fino alla fine. Quali le parti più insidiose? La parte iniziale non va sottovalutata, poi è presente una tratta lunga di trasferimento con tante scelte, con un'ultima salita e dei punti molto insidiosi e tecnici. E diciamo che la natura reale è stata preservata qua, quindi non è un bosco velocissimo, è un bosco davvero orienteering. Vero orienteering, allora, dice Luigi Giuliani, il tracciatore di questa gara longa a Trivigno. Le cartine sono pronte, anche gli atleti. Martina Rizzi, orienteering Pergine, la vediamo lì con la cartina in mano che parte. Poi Anna Pradel, Roberto Dalla Valle, anche qui ci sono tutti i migliori che affronteranno questa prova nel bosco a 1700 metri di quota. Sì, si cambia tutto, si cambia scenario, si cambiano anche i protagonisti, perché gli uomini di resistenza non sempre poi sono bravi anche nelle prove veloci. E Trivigno è una località, l'Alpe di Trivigno, chiamiamola così, è una località che non presenta un centro abitato, ma è una località vissuta soprattutto dai tiranesi nel periodo estivo, mentre in inverno si pratica lo sci di fondo, quindi questi boschi che adesso vediamo sono coperti solitamente di neve vicino a una bellissima area naturale che è la riserva di Pian di Gembro, zona di passeggiate, di pedalate e in questa stagione direi di funghi. Eccolo qui ancora Ilian Angeli, che ancora una volta cercherà di strappare il primo posto. Francesco Mariani, prima abbiamo visto anche la partenza di Giacomo Zagonella. Prova maschile è di 12 km con 28 punti di controllo, per le donne invece i punti sono 20 con 8,7 km di gara da affrontare. Un percorso, quello tracciato da Luigi Giuliani, decisamente duro, con un dislivello di 600 metri, partenza nella parte alta di Trivigno con l'attraversamento della strada e la discesa fino alla riserva naturale di Pian di Gembro, prima di tornare nell'area delle piste di fondo, come ricordava il nostro Pietro, sempre a Trivigno, gara che va in scena in una splendida giornata di sole con questi 600 concorrenti che sono arrivati dall'Italia ma anche dall'estero, in particolare dalla vicina Svizzera ovviamente. Sì, la Svizzera che è un paese dall'alta vocazione orientistica, ci sono club con 400-500 iscritti, quindi fanno una grossa attività, hanno mappato praticamente tutta la Svizzera e a volte gli svizzeri mappano anche le aree di prossimità e quindi fanno anche, diciamo così, dei regali ai confinanti, perché poi le mappe rimangono ad uso di chi risiede poi in quella zona. Oggi si corre in un bosco piuttosto lento, come vedi, è uno scenario però bellissimo. Bisogna prestare attenzione a queste radici, a questi rami che poi vedi infastidiscono in particolare anche il nostro cameraman, che oggi è Angelo Occhi. E allora, alcuni dei concorrenti che sono qui ad affrontare questa prova long distance saranno poi impegnati con la nazionale di corsa orientamento, che affronterà l'ultima trasferta internazionale di Coppa del Mondo proprio qui nella vicina Svizzera, nell'area di Davos, celebre per il Forum Economico Internazionale, lì dove, proprio lì vicino all'Axe, ci saranno poi il prossimo anno i campionati mondiali, quindi sarà anche l'occasione per vedere un po' i tracciati, per testare un po' le zone, fare dei sopralluoghi. Dopo i campionati italiani middle staffetta di Pian del Gazzo, dunque nuovo impegno ufficiale per gli atleti, sono stati convocati tra le ragazze Jessica Lucchetta, Anna Pradel e Martina Rizzi, tra gli uomini Ilian Angeli, Mattia De Bertoli, Sebastian Inderst, Francesco Mariani e Riccardo Scaletto, riserva a casa Damiano Bettega, il tecnico è Michael Mamlef, Orientierungsläufer Terlano. Questo per dare anche uno sguardo a quella che è l'attività internazionale dell'orienteering azzurro. Certo, ecco Caterina Dallera, milanese, specializzata più che altro nelle sprint, però sempre un atleta di punta del nostro movimento. Sì, tra l'altro hai parlato di Damiano Bettega, che ha vinto la middle di Pian di Gac, quindi lui, diciamo così, si è preso una bella rivincita, è un ragazzo che punta sempre ad entrare in nazionale, in questo caso è riserva, però nel frattempo sta crescendo. Qua Martina Rizzi, autrice sicuramente di un'ottima prova, qui in questo caso con
Anna Caglio si sono incontrate poi nel bosco, però poi hanno preso rotte diverse, mentre qua procede abbastanza sicura anche Jessica Lucchetta dell'Orienteering Tarzo, quindi la Veneta che ha colto finalmente quest'anno la sua prima vittoria. Sì, Damiano Bettega dunque che ha vinto il campionato italiano, come ricordavi, a Pian del Gaggio nei comuni di Fornace, Albiano e Civezzano in Trentino, al femminile Cristina Kirchlechner, e poi sempre in Trentino si sono disputate anche le prove per quanto riguarda la staffetta con le vittorie del PVT al maschile e dell'Unione Sportiva Primiero al femminile. Queste insomma le due squadre che si sono aggiudicate il tricolore elite della staffetta che si è svolta per la precisione a Santa Colomba nel comune proprio di Fornace. È un po' un'eterna sfida, no? Quella tra PVT e Primiero, come qui assistiamo a un'eterna sfida tra due ragazzi che sono praticamente cresciuti nella stessa squadra, che sono Mattia De Bertolis e Riccardo Scaletta, che diciamo così si sfidano da sempre, no? Sono stati prima compagni di squadra, adesso sono in squadre diverse, sempre avversari. Diciamo che anche De Bertolis probabilmente adesso sta raggiungendo un altissimo livello e oggi sembra essere in vantaggio, quindi seguiamo anche quella sfida qua. Ecco qui sono le tracce GPS, vediamo come gli atleti si stanno muovendo all'interno del bosco. È importante mantenere sempre una traccia bella pulita e andare in direzione senza incertezze. Vediamo che alcuni hanno però commesso degli errori anche importanti, qui con Irene Pozzebon che è decisamente affaticata ma trova il punto. Pozzebon è affaticata anche perché il giorno prima l'hai fatta correre soprattutto dietro a Riccardo Scalet con la telecamera, la ringraziamo assolutamente per questa suo reportage all'interno della corsa. E volevo chiederti anche una cosa prima di arrivare al traguardo. È stata una stagione quella, parlavamo prima della nazionale, forse così e così per quanto riguarda la nazionale assoluta, anche se quel terzo posto poi con la staffetta ai mondiali in Bulgaria ha un po' risollevato le sorti. Sono arrivati buoni risultati invece dai giovani, per esempio sì. In Bulgaria quelle due medaglie di bronzo di Aurora Pecorari nella sprint e nella long, insomma sì. Molto buone. Iris Pecorari che è una biker, è una delle nostre atleti emergenti sicuramente, e sta facendo bene spesso e volentieri. Lei che è una junior si confronta con i ragazzi, le ragazze di categoria superiore e porta sempre a casa ottimi risultati. Sì, è stata una bella stagione, c'è una nuova ondata, una nuova nidiata di talenti che sta crescendo, i tecnici in questo caso guidati da Stefano Raus, ma Maria Chiara Crippa stessa è un tecnico della nazionale, stanno lavorando molto bene, quindi siamo confidenti, così ci ha detto anche il responsabile di settore Walter Giovanelli, che possa crescere una nuova generazione di orientisti molto competitiva e che veda sopra di sé atleti come Mattia De Bertolis o Riccardo Scalet, che oramai sono maturi e li possono guidare, perché comunque è sempre importante avere il supporto di atleti più esperti. Mentre qua bellissime queste immagini all'interno di questo bosco alternato da questa apertura, ecco, dove c'è un pochino di prato, si può correre, bisogna sempre prestare molta attenzione. Ecco, bisogna prestare molta attenzione. Molta attenzione. Cascato. Ilian Angeli. Sì. Sì, ci sono gli alberi, il sottobosco è un terreno prevalentemente accidentato, in grado ovviamente di mettere a dura prova polpacci e muscoli degli atleti e delle atlete, ma anche di mettere a dura prova la testa dei concorrenti che devono trovare quelle lanterne, quei punti di chiaro controllo. A Michele proposito Caraglio, di Agrorosso. Messe a dura prova a pochissimi chilometri da qui, ci sono il passo del Mortirolo e poi il valico di Santa Cristina, sono poi quelle salite che nel 1994 lanciarono Marco Pantani nell'Olimpo del ciclismo, e da allora ecco questo territorio vive ancora un po' di quegli echi, infatti la bicicletta è diventato, diciamo così, un leitmotiv di questo territorio. Assolutamente sì, ormai quelle sono salite mitiche per quanto riguarda il Giro d'Italia, ma non solo, sono tantissimi gli amatori che ogni anno vanno ad affrontare e a faticare e a sudare su quelle salite. Lì le percentuali sono davvero impegnative,
Francesca Taufer è una delle prime ad arrivare sul traguardo, Unione Sportiva Primiero, qui le varie fasi di arrivo, anche chi se la prende con comodo, giustamente. Sì. Marco Della Vedova, che è il presidente del Comitato Regionale Lombardo, in precedenza Francesca Taufer, che quest'anno sta soffrendo per motivi di salute, e quindi l'abbiamo vista al Piccolo Trotto proprio perché sta rientrando alle corse. Qui Martina Rizzi, sì, che sta arrivando molto bene, grandissimo invece. Tempo per lei. Sì, assolutamente buona anche Anna Caglio, ma soprattutto Martina Rizzi, Orienteering Pergine. Arriva anche Jessica Lucchetta, discreto tempo anche per lei. Poi Anna Pradel, che sta arrivando e arriva un po' dopo Martina Rizzi, che tanto è ancora prima. Nicole Scalect, vediamo poi la Cristina Kirchlechner che tempo farà. Per il momento Rizzi, Pradel in testa alla classifica. Eccola qui Cristina Kirchlechner, che come dicevamo fa fuori ormai dal giro, sì, delle gare, ma partecipa ogni tanto. Arriva dietro Rizzi, Pradel, Kirchlechner, questo è il podio, e siamo sui ragazzi. Roberto Dalla Valle, Gronlight Orienteering Team, anche lui al traguardo. Sì, stanno arrivando adesso tutti i migliori, tornando a Cristina Kirchlechner, più che fuori dal movimento diciamo così nazionale, si è chiamata fuori dalla squadra nazionale, quindi dall'attività internazionale. Quando invece si presenta qua facilmente va a risultato. Qui Anna Rita Scalzotto, anche lei migliorata molto quest'anno, ancora molto giovane, è stata alcuni mesi in Finlandia e ha migliorato decisamente la sua tecnica. Una veterana, Verena Troi, che inossidabile direi, sì, che però oggi non brillante, e insomma poi c'è sempre la giornata sbagliata. Qui Ilian Angeli, che arriva a tutta sul traguardo, buono il suo tempo, ma dobbiamo aspettare l'arrivo degli altri. Alessio Tenani, che ha partecipato solo a questa gara nella due giorni, non alla sprint, anche lui veterano così come la Verena. Attenzione. Mattia De Bertolis aveva un ottimo tempo e chiude momentaneamente primo. Aspettiamo Scaletta anche, vediamo che cosa farà. Aspettiamo Scaletta, ma De Bertolis quest'oggi ha veramente impressionato, come avevamo anticipato, sta tornando ad altissimi livelli. Qui. E qua arriva Scaletta, che se la sta giocando e sta dando le ultime, sta dando fondo alle ultime energie, e anche il tempo di salutare, probabilmente ha capito che non sarà lui primo. Infatti, niente da fare. Mattia De Bertolis va a vincere Unione Sportiva Primiero davanti al PVT Riccardo Scaletta, e poi Ilian Angeli, che ancora una volta deve a podio. A podio, ma non al primo posto, sarà insoddisfatto come sempre, ma ripeto, va bene così, sicuramente. Però è un ragazzo che sa quello che vale, esatto, vuole sempre fare bene. Però presente e costante sul podio ieri, sul podio oggi, quindi bravo, ecco, vince Martina classifica. Rizzi davanti a Pradelle, poi eccola l'inossidabile Cristina Kirchlechner da Merano, mentre tra i maschi vediamo la conferma di Mattia De Bertolis davanti a Riccardo Scaletta e Ilian Angeli. Assolutamente sì, allora questa è la classifica al femminile, donne elite, poi uomini elite. Dopo le classifiche, queste sono invece le fasi di premiazione qui a Trivigno per questa, sì, long. Beh, si chiude una bella giornata, fortunatamente tempo splendido, e quindi direi che questo scorcio di Valtellina ha dato l'immagine migliore di sé, ma ascoltiamo la voce dei protagonisti. Una longa fisica è decisamente dura, vede però vincere Mattia De Bertolis. Sì, diciamo che mi sentivo bene già dall'inizio, sono partito abbastanza forte, ma mi sono tenuto per il finale. Sono riuscito a trovare i punti molto bene nella prima parte, poi nella seconda forse un po' anche la stanchezza ha fatto qualche errorino, però sono riuscito a fare una bella prova e sono molto contento. Martina Rizzi, prima vittoria in Elite, complimenti! Grazie mille! Allora, questa gara com'è stata? È stata molto bella, mi è piaciuta tanto, c'erano delle parti molto fisiche che ho apprezzato forse un po' meno di quelle tecniche. Poi ho avuto la fortuna di incontrare anche Anna Caglio, la intravedevo lì davanti e era sicuramente d'aiuto, specialmente sul finale salendo qua sulla collina, però sono contenta. Il bilancio di questa due giorni valtellinese a cura dell'assessore allo sport di Tirano, Stefano Portovenero. Sì, buongiorno a tutti. È stata una giornata, due giorni veramente straordinari, con il tempo è stato dalla nostra parte e veramente è una soddisfazione per il Comune di Tirano aver ospitato questo evento. Uno sport da praticare all'aperto, sostenibile sotto ogni punto di vista. Ieri assente giustificato si è sposato, auguri.
Grazie mille, e direi che è una scusa valida. Questi protagonisti, grazie a Pietro Ilarieti, a Tommaso Ecker per la collaborazione tecnica, grazie a voi gentili telespettatori, rimanete con i programmi di Rai Sport, è tutto, arrivederci, a risentirci. A presto.